Parliamo quest'oggi di Dylan Dog Color Fest, una collana che secondo me si è mantenuta ancora oggi su buoni livelli, ma quali erano le tematiche dei primi albi? Chi li disegnava? Chi scriveva le storie? Vediamo insieme oggi i primi 14 albi di questa collana. Buoni fumetti a tutti e dunque, vado veloce perché non voglio fare come al solito video troppo lunghi, troppo barbosi. Eccoci qui, Dylan Dog Color Fest, una collana che, ripeto, ancora oggi si è mantenuta, a mio parere, si mantiene su buoni livelli. Questi sono i primi albi, quelli che hanno dato il via a tutta la collezione. Questo è il numero 1, usciva il numero 1 nell'agosto 2017, veniva introdotto da un bellissimo, bellissimo redazionale di Sergio Bonelli che ci comunicava che era un po' stanco e che se fosse dipeso da lui le pubblicazioni della Sergio Bonelli Editore in edicola sarebbero diminuite, ma grazie all'entusiasmo trasmesso dai creativi, disegnatori, autori di casa Bonelli, tutti chiaramente vogliosi, desiderosi di fare nuove produzioni, insomma, questo entusiasmo evidentemente contagioso lo aveva spinto a dare il via anche a questa nuova collana. Impariamo anche da questo redazionale che il nome Dylan Dog Color Fest è stato dato direttamente da Tiziano Sclavi. Impariamo anche che l'intento iniziale, diciamo, di questa collana era quella, per citare le parole proprio di Sergio Bonelli, che diceva appunto una collana il cui obiettivo è quello di mettere in luce aspetti poco conosciuti o poco esplorati della personalità di Dylan Dog. E in effetti, in alcune di queste storie troviamo un Dylan Dog o in ambienti completamente diversi o molto diversi rispetto alle storie solite che insomma siamo abituati a leggere, per esempio sulla collana mensile, oppure troviamo un Dylan Dog molto più giovane, per esempio anche bambino in alcune storie, oppure troviamo una rielaborazione di Dylan Dog in chiave, per esempio anche ironica, molto quasi anzi sicuramente caricaturale e quasi da cartoon. Ma vediamo appunto brevemente, molto brevemente, non voglio, ripeto, fare video troppo lunghi, vediamo un po' la sequenza di questi albi, vi faccio vedere soprattutto le copertine, qualche tavola all'interno, se no veramente il video diventerebbe molto molto lungo. Questo è il numero 1, la copertina è di Gabriele Dell'Otto, molto bella, vedete anche la confezione del Color Fest, molto molto bella. Il cartoncino inizialmente era molto spesso, era proprio un cartoncino abbastanza spesso. Bella anche l'idea di mettere nel retro un'immagine della storia e i titoli, una breve sinossi e gli autori della storia. Vi faccio notare come in questa prima vicenda avventura Dylan Dog appunto viene ritratto da bambino. Quindi proprio c'è la intenzione degli autori di riscoprire sotto una nuova angolazione, sotto nuove prospettive, alcune caratteristiche di Dylan Dog. Vi cito qualche disegnatore, qualche autore di questo primo albo: Gualdoni e Brindisi, Recchioni Carnevale, Faraci, Gianfelice, Di Gregorio, Casertano. Faccio notare che Casertano, che è uno dei miei disegnatori preferiti in assoluto, non solo su Dylan Dog, ma in Italia, credo anche fuori dall'Italia, Casertano mi piace tantissimo. Probabilmente è più godibile, almeno secondo il mio parere, scusate, in bianco e nero piuttosto che a colori, anche se, ripeto, anche a colori è un'ottima resa, ma Casertano, a mio parere, in bianco e nero è veramente molto impressionante, appunto, è molto, molto impressionante, in senso buono, mi piace molto. Andiamo col numero 2, copertina di Tanino Liberatore. Siamo a livelli galattici. Qui faccio notare che incomincia il pianeta dei morti, quindi Alessandro Bilotta. Come vedete, sempre delle ambientazioni di Dylan Dog abbastanza strane. Qui siamo in un futuro, diciamo anche distopico,
dove appunto sorge, incomincia questa saga di Van Gogh, come vedete, un po' imbiancato, sicuramente invecchiato, con qualche ruga in più. Andiamo avanti, il numero 3. Allora, questo numero mi soffermo un secondo perché è la copertina di Sergio Toppi. Guardate la modo. Allora, come vedete, le copertine di questi primi Color Fest, insomma, avevano dei disegnatori, delle guest stars, mi verrebbe da dire. Vediamo un po'. Comunque anche dentro non si scherza, all'interno degli albi, Faraci, Camuncoli, Enna, Roy, Mastantuono, Chiaverotti, Evangelisti. Faccio notare che anche Corrado Roy vale un po' lo stesso discorso che ho fatto per Casertano. Sì, è godibile anche a colori, ma a mio parere la massima resa si ha in bianco e nero, secondo un mio modestissimo parere. Molto molto belli i disegni di Evangelisti, faccio notare, nell'ultima storia, perché anche la colorazione, vedete, li rende particolarmente di impatto, a mio parere. Vado avanti, vado veloce. Le pubblicazioni poi del Color Fest a un certo punto incominciano a diventare tematiche, una specie di concept. Si incomincia con il numero 4, come vedete, Color Fest Humor. Questo il titolo, la copertina di Silver, l'autore di Lupo Alberto. Vedete qui alcuni personaggi della serie Lupo Alberto. In primo piano Enrico la talpa. Quante strisce mi sono letto di Lupo Alberto. Grandissimo Lupo Alberto, magari ci farò un video prima o poi. E in questo albo tutti i racconti sono disegnati in chiave appunto umoristica. Faccio vedere la prima storia è disegnata da niente proprio di meno che Cavazzano, grandissimo Cavazzano. Insomma, chi legge o ha letto Topolino, insomma, Cavazzano penso non abbia bisogno di avere presentazioni da parte mia, uno dei più grandi disegnatori italiani, sia entro i nostri confini che al di fuori dei nostri confini, secondo la mia opinione. Andiamo avanti, il numero 5 ha un altro grandissimo copertinista, in questo caso, cioè Milo Manara. Vedete che la malizia solita, frequente, di Milo Manara, sì, riverbera anche in questa copertina, una donna con un frutto, insomma, che lascia intendere che sia un frutto particolarmente velenoso. Questo albo, vediamo un po', ha come interpreti Mignacco Frisenda, Marzano Caluri, Caielli Bigliardo, Gualdoni Nizzoli. Vado veloce adesso, magari nei prossimi albi mi soffermerò un po' meno, diciamo, perché non voglio fare, ripeto, come sapete, sempre video molto lunghi. Come dicevo, il Color Fest diventa tematico, un numero sì, un numero no, ha un tema che viene scritto sulla copertina. Nel frattempo, da annuale, poi dopo un certo numero di albi, si passerà ad una periodicità semestrale che poi verrà ulteriormente liofilizzata nel corso del tempo. Comunque sì, andiamo con ordine, il numero 6. Femme Fatale, tutto dedicato alle donne all'interno di questo albo, se non ricordo male, sono tutte donne che fanno sia i testi che i disegni. La copertina è di Laura Zuccheri, bravissima, guardate che bella questa copertina. E anche all'interno abbiamo appunto tutte donne. Segnalo Poretto e Mericone che avevano scritto Dottor Morgue, di cui ho parlato brevemente in un vecchio video sul canale, e che poi approderanno alla serie anche di Dylan Dog mensile, con storie molto 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 interessanti. Vanna Vinci, c'è una storia anche di Paola Barbato, insomma,
un albo molto interessante. Vado avanti, non posso, diciamo, soffermarmi troppo perché sennò veramente il video rischia poi di diventare troppo lungo. Abbiamo il numero 7. Anche qui una copertina piuttosto belloccia. Vediamo un po'. Vabbè, copertina di Raul e Gianluca Cestaro, che poi saranno quelli destinati a diventare gli attuali copertinisti di Dylan Dog. Bellissima anche questa copertina all'interno. Storie disegnate anche da Simeoni, una storia disegnata da Alessandrini, nonché anche da Montanari e Grassani. Segnalo anche le tavole appunto di Montanari e Grassani che insomma a colori fanno un loro buon effetto. C'è un po' di riflesso, spero non dia troppo fastidio perché con la carta lucida effettivamente. Insomma, poi non posso non esaltarmi al numero 8 di Dylan Dog Color Fest Istorieta. Questo è chiaramente ispirato alla produzione argentina. Dunque, la copertina è di Carlos Gomez. Io ho letto i Dago disegnati da Carlos Gomez su testi fantasmagorici di Robin Wood, testi bellissimi. Carlos Gomez, veramente una accoppiata, a mio parere, Robin Wood, Carlos Gomez, una delle migliori di tutti i tempi nel mondo, secondo me. Non voglio esagerare, ma non voglio fare, insomma, non voglio dare troppa enfasi, ma insomma, provate a guardare i loro prodotti, i loro albi, insomma, a mio parere sono veramente delle produzioni eccezionali. All'interno abbiamo appunto una copiosissima presenza di autori argentini. Abbiamo appunto Breccia, Ángel Fernández, di cui ho parlato in qualche video in passato, Font e Ortiz. Insomma, i disegni sono praticamente tutti ad opera di autori argentini, sudamericani. Vi faccio vedere qualcosa di Fernández, se riesco a trovarlo. Eccolo qua, lo riconosco senza neanche leggere, perché insomma, i disegni di Fernandez. Tra l'altro, i disegni di Fernandez, ne approfitto qui per dire che si prestano molto alla colorazione. Se l'Aurea Comics volesse ristampare le storie di Martinel a colori, io sarei il primo acquirente di questa collana. Andiamo avanti, numero 9, siamo quasi in fondo, non vi scoraggiate. Numero 9, allora vediamo subito. La copertina è di Mario Alberti. Sì, molto bravo anche Mario Alberti. All'interno abbiamo disegni. Beh, Fregieri ve lo faccio vedere, come pure vi faccio vedere Mottura. Allora, Fregieri. Fregieri. Io ho una. Guardate i volti femminili di Fregieri, guardate che roba. Bravissimi. Bravissimo, bravissimo. Anche quando gli si dà questa libertà in queste tavole di spezzare un po' la griglia bonelliana. Mi ripeto, lo so. Guardate un po' anche Mottura, sicuramente. Insomma, molto molto talento anche in Mottura, che si può vedere su Topolino, ad esempio, all'opera. Torniamo su un Dylan Dog tematico, altroquando, termine no? Che per i dilandogofili dovrebbe ricordare, per esempio, gli orrori di altroquando, un famoso speciale di Dylan Dog che uscì molto tempo fa. Questo è il numero 10, comunque sia, del Color Fest. E la copertina è di Davide De Cubellis, particolarissima questa copertina, vedete, con tante interpretazioni di Dylan Dog. Qui ci sono delle storie, diciamo, di mondi alternativi, per così dire, di Dylan Dog. Storia di Bilotta, non poteva che essere così. Bilotta per i mondi alternativi di Dylan Dog è diventato un po' il simbolo.
Dopodiché abbiamo altre storie, per esempio Serra, anche lui, vabbè, abituato con la fantascienza, Cavicchio, Goldoni. I fratelli Cestaro disegnano una di queste storie. Andiamo avanti, Color Fest numero 11. Color Fest numero 11, la copertina è di Simone Bianchi, che poi avrà anche esperienze statunitensi nel campo dei comics, dei supereroi in particolare. Le storie all'interno, vediamo un po'. Però, storia di Catacchio, anche Catacchio ha questo stile immediatamente riconoscibile. Vi faccio vedere qualche tavola. Come vedete, insomma, sia a livello di copertine che a livello di disegni all'interno, anche la colorazione. Io non ho parlato dei coloristi insomma, per non dilungarmi troppo, però insomma, faccio sicuramente i complimenti anche a questi coloristi. Onofrio Catacchio, grandissimo disegnatore. Andiamo avanti mentre cerco di spostare la luce in posizione in cui insomma, non faccia riflesso con gli albi. Un altro albo tematico, Eroi, molto curioso questo albo, il numero 12, perché appunto prevede storie, prevede dei crossover, si direbbe. Se fossimo in ambito di comics, come vedete, compaiono Martin Mister, Mister No, il mio amato Mister No e Nathan Never. Sono storie in cui Dylan Dog, appunto, fa degli incontri con questi personaggi. Vedete qui in particolare c'è Martin Mister, ma ci sono anche altre storie in cui ci sono altri tipi di incontri. Vi segnalo le tavole di Bacilieri. Artista, a mio parere, di ottimo, ottimo livello, immediatamente riconoscibile. Bacilieri ha disegnato anche sulle pagine di Dampir in maniera molto, molto buona, egregia. Andiamo avanti, ho quasi finito l'album numero 13 del Color Fest. Ecco la copertina, una copertina quasi batmaniana, mi verrebbe da dire, molto cupa, molto fatta di penombre, un po' alla Batman. La copertina è di, ecco, io non so come si pronuncia, comunque LRNZ, non so, non so come si, sembra un codice fiscale. Comunque la copertina è bellissima, faccio i complimenti a questo disegnatore, veramente bravo. Abbiamo all'interno una storia completamente di Ambrosini, tra le altre, insomma, anche Carlo Ambrosini. Sicuramente è uno degli autori a me graditi. Ha un tratto abbastanza sporco, Ambrosini. Diciamo che si nota di più nel bianco e nero, il colore dà un po' più di luce ai disegni di Ambrosini, che insomma anche con una azzeccata, a mio parere, colorazione, fa una bella figura. Chiudo con il numero 14, Color Fest. Anche qui torniamo su un albo tematico. Nuovi volti, il tema. Nuovi volti perché? Perché compaiono nuovi, diciamo, nuovi nomi nella stesura e nella realizzazione di alcune storie all'interno di questo albo. Nomi come De Felici, Di Meo. E altri, Monteleone, va bene. Vi faccio vedere qualche tavola all'interno, tavole sicuramente molto molto interessanti, anche quelle di questo albo. Quindi, come vedete, questa collana ha dato spazio a grandi, grandissimi autori e o disegnatori, ma ha dato altresì molto spazio, e sta dando anche oggi molto spazio, anche a nuovi talenti, nuove leve. Molto belli questi disegni, molto 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 belli. Quindi sì, e quindi come dire, è una collana in parte sperimentale, in parte però anche solida, cioè nel senso che sì, ci sono alcuni albi che sono di difficile fruizione perché magari soprattutto per quelle che sono le scelte grafiche, le scelte iconografiche
magari è un po' un pugno in faccia, però complessivamente questa collana mi attrae, mi incuriosisce, è sempre molto fantasiosa, molto piena, è un po' un work in progress, è un po' un cantiere, no? Sempre aperto. E a me questo tipo di pubblicazioni sinceramente piace molto. Ditemi comunque la vostra, aspetto come sempre i vostri commenti e nel frattempo non posso fare altro che dire buoni fumetti a tutti e alla prossima!